L'Udeur è stato il primo partito a fare una scelta importante e difficile, che era quella di aderire al progetto L'Aquila Città Aperta. Io li ringrazio per aver avuto questo coraggio, per aver scelto L'Aquila Città Aperta quando tutto sembrava difficile e irrealizzabile. Hanno creduto in questo progetto, così come poi hanno creduto le altre liste che poi si sono via via aggiunte, ma devo dire che il confronto con l'Udeur, con Mimmo Sruhr, che è persona per bene, capace, assessore regionale, uomo che è riuscito a dare alla città dell'Aquila, svolgendo il proprio lavoro, importanti finanziamenti che purtroppo abbiamo constatato essere fermi, devo dire, mi dispiace per l'incapacità di questa amministrazione. Questo conferma la bontà della nostra coalizione, della nostra scelta fatta di responsabilità. Anche in questo caso la scelta viene fatta non perché si aderisce ad un partito, ma perché si aderisce a un'idea e a un progetto. Il progetto e l'idea sono la ricostruzione della nostra città, alle quali idee non abbiamo dato targhe politiche, né vogliamo darle. Vogliamo soltanto dare questo senso di partecipazione responsabile ai cittadini. Le nostre liste, la gente ha scelto di venire, non l'ha fatto perché è dentro un partito o perché il partito gliel'ha chiesto, l'ha fatto perché sentiva di farlo, ed è questo il risultato più importante. L'Udeur è stato, come dire, l'incrociatore all'inizio che ha dato questo segnale, e gli insulti che ha ricevuto, volgari, devo dire, anche da parte di Cialente nella prima fase, Mimmo Sruhr, confermano la bontà di questa scelta. Vuol dire che ha scelto bene, e perché ha scelto sulla base delle idee e sul futuro della città, e non perché si appartiene a una coalizione che ha clamorosamente fallito, e questo lo vogliamo dire con chiarezza, una coalizione, quella di Massimo Cialente, che ha clamorosamente fallito. 11 liste nel 2007, 6 quest'anno, vuol dire evidentemente che anche chi lo aveva sostenuto allora non crede più in lui, così come non crede la città in lui, nelle cose che ci ha raccontato, che non esistono. Una città provvisoria, una città fatta di cose indefinite, una città fatta di cose temporanee, che non è la città che vogliamo. La città che noi vogliamo è una città che faccia scelte definitive, durature, che consenta a noi che la viviamo oggi e ai giovani che la vivranno domani di poterci restare per il futuro. Se c'è una cosa che ci differenzia profondamente da Cialente è che noi le cose non le imponiamo facendo finta di discuterle, ma le discutiamo prima. Beh, guardi, io dico che non è soltanto questo il problema delle casette, il problema delle casette, della temporaneità voglio dire, il problema delle casette, il problema delle aree bianche, il problema del progetto case. Tutte e tre indefiniti, tutti e tre mal curati, e tutte e tre che affronteremo contestualmente, perché si tratta di governo del territorio. Quindi il problema delle casette non è fuori dal contesto della gestione del territorio rispetto alle aree bianche e rispetto al progetto case, sono tutti intimamente negati, quindi il tema verrà affrontato contestualmente su tutti e tre i settori. Mimmo Sruhr, segretario regionale dell'Udeur, nel 2007 il suo partito contribuì in maniera determinante alla vittoria di Massimo Cialente, oggi si presenta con il candidato Giorgio De Matteis. Il perché di questa scelta? Ma io ho cercato di spiegarla in diverse occasioni. Sì, noi siamo stati determinanti, noi abbiamo preso l'8,6% e questo è stato appunto determinante per le elezioni di Cialente. Adesso abbiamo questa occasione, vedremo se ha ragione Cialente o abbiamo ragione noi. Non è vero, io sono addirittura anche offeso da quello che lui ha detto, perché lui sa giocare soltanto con la demagogia, con la propaganda, cambiano, vanno, vengono. No, non è così. La nostra scelta è basata su un giudizio sullo operato di Cialente. Io ero assessore regionale ai lavori pubblici di questa regione, io so, ce l'ho, le delibere che abbiamo fatto, i soldi che abbiamo dato all'Aquila, so che quei soldi non sono stati spesi. Li possiamo elencare, ma non prima del terremoto, nemmeno dopo il terremoto, soldi disponibili, lui non li ha spesi. Allora dico io, questo uomo, questo sindaco, questa amministrazione non potrà mai ricostruire questa città, perché per ricostruirla, ecco, abbiamo bisogno innanzitutto di persone capaci, ma anche determinate. Lui è bravissimo a fare l'opposizione, sì, questo sì, la fa bene, la fa pure a se stesso, però abbiamo bisogno d'altro. Questa città, gli aquilani, qua non è questione di dialettica, di ognuno di noi guarda intorno, vede quello che c'è stato fatto, quello che invece non è stato fatto.
Alberto Piccinini, giornalista, appassionato di politica, oggi candidato consigliere con Giorgio De Matteis e con l'Udeur, perché questa scelta? Vivo questa esperienza come una chiamata alle armi. La città da 3 anni è distrutta e tutti noi, anche chi è appassionato di giornalismo e vorrei continuare a farlo subito dopo questa esperienza, deve dare una possibilità che si svolgano delle elezioni in cui il blocco che si contrappone a Cialente, l'incompetente, possa vincere. Davide Filieri, candidato consigliere per la lista popolare Udeur con Giorgio De Matteis, però anche ex assessore con la Giunta Cialente, oggi perché si presenta contro l'amministrazione uscente? Vabbè, volendola prendere con spirito sarebbe da dire chi lo conosce lo evita, ma non è così, non voglio essere così cattivo. La ragione è semplicissima, finita l'esperienza con la Giunta Cialente per ragioni di ordine programmatico, cioè legato al tipo di azione che si stava svolgendo in quel momento. Io mi occupavo di rifiuti, una materia molto delicata, non abbiamo condiviso una serie di scelte e d'obbligo sono dovuto andare via io. Il perché oggi? Oggi questa è una città ferma, una città che ha subito un terremoto, è una città che ha bisogno dell'impegno da parte di tutti coloro i quali vivano la coesistenza civica in maniera come posso dire partecipata, ecco, diciamo così. Io ho sentito questa sorta di richiamo e considerando Mimmo Zuru una persona oltretutto assolutamente capace, assolutamente degna, ho ritenuto di rimettermi in gioco e sono qua, ecco, vedremo la città cosa deciderà.